È un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto ultimamente, non solo nelle grandi città, ma anche nelle province e nei piccoli centri. Sono le risse tra adolescenti. Le scazzottate tra giovani non sono una novità, ma oggi i dati sono allarmanti. Secondo l'Osservatorio Nazionale Adolescenza, il 30% dei ragazzi ha partecipato a una rissa, il 6,5% degli under 18 fa o ha fatto parte di una banda giovanile. I ragazzini si danno appuntamento attraverso i social, e il motivo scatenante può essere uno qualunque. Molti si picchiano, moltissimi stanno a guardare e i video in tempo reale vengono diffusi. Ma si tratta, secondo gli esperti, di ragazzi che, oltre al disagio e ai molti modelli negativi che trovano sulla rete, sono costretti a fare i conti con una situazione legata alla pandemia, al lockdown, che non riescono più a gestire. E per evitare che questo malcostume si diffonda a Udine, l'assessore alla sicurezza Ciani ha chiesto alla polizia locale di effettuare accertamenti finalizzati in questo senso, preoccupato a suo dire da un aumento di episodi di risse che vogliono protagonisti i giovani. Le zone di maggior afflusso di giovani sono attentamente monitorate, assicura il prefetto del capoluogo friulano Massimo Marchesiello. Tranne qualche piccolo episodio prontamente risolto dalle forze dell'ordine, la situazione in città non desta al momento preoccupazione. Col comune abbiamo sempre un costante monitoraggio anche delle situazioni di criticità, buon'ultima quella attorno alla stazione, che è sicuramente quella più strategico e su cui le forze di polizia hanno sempre assicurato costante presidio anche in questo periodo.